Benvenuti miei adorati alchimisti della bellezza. Oggi nel mio laboratorio ci cimenteremo nella creazione di un illuminante veramente speciale. Un illuminante che difficilmente si trova in commercio perché è sui toni del lilla. È perfetto per chi vuole aggiungere un tocco unico e speciale al proprio look. Io sono Veronica e sono entusiasta di accoglierti nel mio spazio digitale dedicato alla bellezza naturale e al fai da te. Con anni di esperienza nel creare cosmetici naturali, nello scovare meraviglie vintage, nel dare un nuovo design agli oggetti e nello scoprire le meravigliose proprietà delle piante, eccetera, eccetera, sono qui per condividere con te tutto quello che ho imparato. La mia missione è quella di guidarti verso una bellezza autentica, trasformando ogni progetto in un'opportunità per esprimere creatività e amore verso la natura e la meravigliosa vita lenta. Cominciamo! Per creare la nostra pozione magica ci servono i seguenti ingredienti: 5 g di talco cosmetico, 0,2 g di biossido di titanio, 1 g di dry flow, 30 gocce di dicapril etere, 3 gocce di una fragranza scelta, i nostri fantastici contenitori in vetro che non possono mai mancare. Ah, e ovviamente una bilancia da precisione. Ti ricordo che tutti questi ingredienti li puoi acquistare su Flower Tales. A questo punto procediamo pesando tutte le polveri bianche, tutte insieme nello stesso contenitore. Ma a che servono queste polveri, te lo sei chiesto? Sono una base che si lega col pigmento. Hanno una texture sulla pelle molto molto leggera, ma anche molto soffice e opaca. Dopo aver finito di pesare tutte le polveri in un unico contenitore, bisogna mischiarle con il cucchiaino. Mi rilassa tantissimo fare i cosmetici, è veramente meraviglioso. Adesso è il turno delle miche. Sono dei pigmenti minerali. A differenza degli ossidi, hanno la particolarità di essere molto brillantate, molto luminose. Io ho scelto questi due colori, un viola molto carino e un bianco quasi argenteo. Brillano tantissimo. Sono ottime non soltanto per fare gli illuminanti, ma anche per fare gli ombretti e i doposole con i brillantini. A questo proposito, magari farò un video. Ti immagini un olio corpo con questi brillantini? Sarebbe fantastico, soprattutto sulla bronzatura poi. Una volta pesati anche questi pigmenti, mescoliamo, mescoliamo e mescoliamo. Questa volta non c'è bisogno del grinder, facciamo tutto con il cucchiaino in un unico contenitore. Questa bustina in particolare mi piace da impazzire, io metterei questi brillantini ovunque. Sono particolarissimi, una polvere di stelle. Ah, e comunque li ho trovati su Amazon. Facilissimi da reperire. Sono abbastanza soddisfatta del colore che è venuto fuori. Un lilla abbastanza intenso e super luminoso. Vorrei dare una profumazione estiva a questo illuminante. Ecco perché ho scelto la fragranza cocco. È ipoallergenica, quindi non dà nessun fastidio alla pelle. Mescoliamo ancora un po'. Mancano ancora le ultime 30 gocce di un olio molto leggero, un estere. Diamo un'ultima mescolata per compattare tutto. Qui vi faccio vedere il colore con il flash. Guarda quanti brillantini! Sono bellissimi. Questo invece è il colore come appare alla luce naturale. Ho deciso di recuperare una confezione dove c'era un vecchio fard che era scaduto probabilmente. Ho tolto gli ultimi residui e l'ho disinfettato. Nella vecchia cialdina metto la nostra nuova polvere di stelle. Quindi cospargiamo tutto il nostro illuminante all'interno e poi lo schiacciamo un pochino con il cucchiaino. Ora dobbiamo fare un passaggio molto carino. Prendere la carta forno, metterla sopra la cialdina, schiacciare delicatamente con le dita. Poi prendiamo una moneta da 20 centesimi e la passiamo sopra per compattare ancora di più e dare quella sensazione liscia. Una volta finito, togliamo la carta forno. E questo è il risultato.
Quelle sono macchie dell'olio e scompariranno. Ora prendiamo l'alcol alimentare e lo spruzziamo sopra. In questo modo la polvere sarà molto più compatta. Chiaramente poi prima di utilizzarlo dobbiamo aspettare che l'alcol evapori. Fatto questo, possiamo passare a confezionare il tutto. E quindi questo è il mio nuovo illuminante lilla. È proprio come lo desideravo, come lo immaginavo. Proviamo a fare uno swatch sulla mano, vediamo cosa esce. Chiaramente lo possiamo utilizzare anche come ombretto. Momento rivelazione. Wow! Guarda quanti brillantini! Lo adoro! Ma tu te lo immagini al sole? Che meraviglia! Allora, proviamo anche questo illuminante meraviglioso. Appena fatto. Yeah! È bellissimo. Proviamo a vedere di cosa si tratta. Riuscite a vederlo? Io sì, io riesco a vederlo, ha dei bellissimi brillantini super delicati e questo colore viola lilla troppo bello, solo che bisogna sfumarlo un pochino. È ultra delicato e super uniforme col mio incarnato, è bellissimo. E non so se riuscite a percepire i brillantini, ma sono veramente tanti. Credo che alla luce del sole si vedano di più. Lo adoro. Sono curiosa di sapere quale colore avresti scelto tu per l'illuminante. Fammelo sapere nei commenti. E ricorda che ogni mi piace e ogni nuovo iscritto è un piccolo incantesimo nel costruire la nostra nuova community. A presto con una nuova pozione di bellezza. Bye!